Siamo certamente nella stagione delle riforme. Il momento del Paese, la situazione economica, la situazione politica, i risultati delle elezioni europee e la forte investitura in questo senso al Premier Matteo Renzi e al Partito Democratico segnano quello che potremmo così semplificare come concetto, segnano il tempo del cambiamento. La gente vuole il cambiamento radicale, vuole questo momento di svolta nella politica. E quindi noi siamo inseriti in questo periodo. Una delle grandi riforme è la riforma costituzionale, la riforma da un lato del sistema parlamentare, nel caso specifico la riforma del Senato della Repubblica, la fine del bicameralismo perfetto e quindi la sostanziale revisione di una delle due Camere, il Senato in particolare, dall'altro lato una riforma anche dei rapporti fra lo Stato e la periferia, e le periferie intese quindi come i territori e quindi il sistema delle regioni, stante il fatto che ormai la soppressione delle province è diventato un fatto compiuto, sostanzialmente direi questo non fa parte ormai più del dibattito politico. E siccome c'è una forte soggettività centrale, una forte investitura di potere anche di consenso verso il Premier, verso la classe dirigente attualmente che dirige il Paese, è chiaro che in questa visione anche la logica della semplificazione, della sburocratizzazione, del risparmio passa attraverso un credo, se vogliamo, o comunque un'opinione, e cioè che se si limita le fonti di spesa, se si limitano i soggetti che di fatto spendono, se si limita e si riduce quelle che sono i centri decisionali periferici, bel tutto possa essere controllato in maniera molto più efficace ed efficiente dal centro e quindi in questo caso da Roma. È una visione che ha dei motivi di ragione, se vogliamo, in quelli che sono anni di esperienza del regionalismo, del federalismo, che poi è stato più volte così decantato, ma credo scarsamente o comunque con risultati non del tutto efficaci e positivi praticato. E quindi ha un senso perché sostanzialmente in questi anni si è assistito ad un conflitto tra potere centrale e poteri locali, si è assistito, perché no, anche alla duplicazione dei centri di spesa, forse anche ad un controllo non efficace della spesa stessa, e i costi della politica sono stati un esempio e sono un esempio di quello che in qualche modo si è potuto anche andare a creare e a consolidarsi in periferia. Ma rinunciare per questo alla visione di un paese come il nostro, che è un paese fatto da tante particolarità, identità, diversità, ecco, rinunciare a questa visione per immaginare che tutto possa essere più efficiente se centrale, credo, ecco, che da questo ne passi. E il dibattito appunto in questi giorni è proprio in questo senso, una visione, una obbligata necessità di cambiamento, quindi una necessità di procedere e portare sino in fondo i punti, direi, principali della riforma, fine del bicameralismo, nuovo Senato della Repubblica, nuovo rapporto di poteri tra lo Stato e la periferia, in questo caso le regioni e dalle regioni le autonomie locali. Questa necessità, questo obbligo che Matteo Renzi e il governo si sono assunti, dall'altro lato il confronto appunto con le regioni. Io credo che l'esempio che Friuli Venezia Giulia ha dato in questi anni, al di là ovviamente anche nel nostro caso di alcuni aspetti particolari, sia un esempio positivo. Abbiamo avuto un'autonomia consegnata dalla storia prima ancora che dalla politica, come ha detto il Presidente della Corte Costituzionale intervenuto alla seduta solenne del Consiglio regionale per i 50 anni, consegnato dalla storia perché il territorio, la regione è un territorio
marginale, un territorio segnato dal dramma delle guerre, dal dramma dell'immigrazione, dalle difficoltà dell'economia, con la presenza di minoranze che dovevano necessariamente integrarsi, eccetera, e quindi una specialità che è servita a far crescere questa parte del nostro paese, a renderla di fatto parte integrante della nazione italiana, a svilupparsi, a crescere, a dare servizi, ad essere oggi citata come una delle regioni esempio di efficienza e di servizi, di qualità di servizi. E quindi questo è un esempio. Dall'altro lato, questo esempio è un esempio che ovviamente a qualcuno fa anche così significare o gridare a una sorta di privilegio. E quindi, nel momento in cui si chiedono sacrifici a molti, verrebbe chiesto il sacrificio definitivo a noi, nel senso di rientrare nel novero, nel contesto dell'ordinarietà del sistema regionale del nostro paese, magari anche limitato di poteri e di competenze nella logica appunto del nuovo centralismo. Io credo che comunque il dibattito stia risolvendo anche questi aspetti. Da un lato, ovviamente, il Senato viene inteso come la Camera di rappresentanza delle autonomie, cioè la Camera di rappresentanza proprio delle realtà periferiche, delle regioni. Tra l'altro, con soddisfazione direi, proprio in queste ore si sta definendo dei consigli regionali, soprattutto chiamati ad eleggere i propri rappresentanti in Senato, il luogo nel quale si regola un rapporto rinnovato tra Stato e Regione. Regioni che ovviamente avranno delle competenze più definite e Stato che dovrà avere, in questo si può anche concordare, quella competenza comunque primaria dell'interesse nazionale e di quelli che sono ovviamente una serie di indicazioni generali, di programmazione e strategia generale, che non possono essere messi in discussione ogni volta nel conflitto tra appunto autorità centrale, Stato e Regione di fronte alla Corte. Ma in questo senso direi una rielencazione, come sta avvenendo in queste ore nel dibattito al Senato, una rielencazione delle materie e delle funzioni proprie di ogni regione, dello Stato e delle regioni, una conferma della specialità delle regioni autonome, seppur da rivedere in un aggiornamento dello statuto nostro, nel caso specifico, e delle regioni, delle altre regioni speciali, per essere adeguato e modernizzato alla nuova visione anche di Stato. Una partecipazione ai processi ovviamente di risanamento economico del Paese, ma dall'altro lato un riconoscimento a che, se ne abbiamo le potenzialità, possiamo ancora espandere e potenziare la nostra autonomia, la nostra capacità di governo del territorio e delle nostre comunità, credo sia un dato che in qualche maniera oggi ci consente di guardare in maniera forse più serena al futuro della regione Friuli Venezia Giulia e direi del regionalismo italiano, dimostrando e volendo dimostrare che appunto questo è ancora un paese che riconosce ed esalta le proprie identità locali, che fa delle differenze un valore aggiunto e non tende a limitare il tutto e a centralizzare in una visione burocratica romana che credo abbia portato più danni che benefici alla nostra comunità nazionale. In questo senso, responsabilità, autonomia, capacità di dimostrare che si può governare e si può e si deve collaborare con lo Stato nel governo delle principali funzioni all'interesse della comunità.